purtroppo a Bussi, dove dopo tanti anni, troppi anni, si era arrivati ad avere finalmente una gara di appalto e un'impresa che avrebbe potuto già da un anno, se non di più, iniziare questi lavori e portare quindi alla bonifica di un pezzo di questo SIN, si è tutto interrotto, il Ministero ha annullato la gara, quindi adesso ci dobbiamo affidare alla buona volontà di Edison di rispettare la legge e di presentare un progetto ugualmente valido in tempi utili. Il timore è che Edison farà resistenza, ci vorranno anni e anni solo per arrivare ad avere un progetto condiviso e condivisibile. Per questo noi, insieme alla provincia di Pescara e al comune di Bussi, andremo in giudizio per chiedere al Ministero di annullare questa revoca della gara e di procedere invece all'assegnazione dell'appalto, perché l'assegnazione dell'appalto consentirebbe domani di iniziare i lavori e di farlo in danno di Edison, ovviamente. I soldi li anticipa il Ministero e poi da Edison dobbiamo solo farci ridare i soldi. È molto più semplice farsi ridare i soldi da Edison che non costringerli a fare un progetto credibile e serio di bonifica.